Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova discussione su quanto riguarda la Juventus, Cristiano Ronaldo in particolare. Mendes, in questi minuti qua, sta parlando con la società proprio perché vuole, diciamo, mettere dei punti in chiaro di CR7, al quale io voglio tanto ringraziarlo, nel caso volesse andare via, per tutto quello che ha fatto nella Juve, per la Juve. Non è colpa sua se la Juve non ha vinto la Champions. È vero che è leggermente calato rispetto a quello che era nei 2 anni fa, da quando è arrivato. Ho in mente quello che è riuscito a fare con l'Atletico Madrid, un giocatore che è da solo ha passato un turno, ma noi non l'abbiamo supportato come dovevamo. Grazie CR7 da parte di molti juventini, tra i quali me, per quello che hai fatto nel caso vuoi andare via, perché sono dispiaciuto che vai via. Tu avresti potuto fare anche un po' più l'allenatore, a mio parere, voce grossa nello spogliatoio, ma sei professionista. Quindi non l'hai fatto proprio perché tu sei un professionista esemplare, sei il professionista più grande mai esistito sulla terra, perché nemmeno Pelé e Maradona erano professionisti quanto te. Io a livello di calciatore professionista ti metto al numero uno di tutti i tempi e credo che questa sia la verità. Sei stato il professionista più forte di tutti i tempi. Quindi grazie di essere venuto alla Juve, sono onorato che tu hai vestito questa maglia fino ad oggi, mi auguro che la continuerai a vestire fin quando il fisico ti reggerà. Detto questo, se posso, un consiglio: quando verrà meno il fisico, ritirati prima di fare figuracce che non meriti. Questo è un consiglio che ti do io. Detto questo, adesso parliamo della Juventus. La Juventus è partita male, proprio perché bisogna prendere spunto da Ronaldo, che lui è vero che è entrato, ma c'era una squadra che non si reggeva più in piedi. Lui per questa, dopo questa partita, lui, vedendo che noi professionisti come lui in questa squadra sono pochi, Dybala, hai visto che anche tu sei calato, hai i mezzi, per favore, inizia da oggi a essere professionista prendendo spunto da Cristiano. Allora diventerai il numero uno al mondo se farai questo, perché ne hai la capacità. Questo ti voglio dire io. Questo voglio dire alla squadra e mi fermo qua. Prendete spunto da questo campione tutti e la Juventus tornerà a vincere. Questo è tassativo e non, credo che non merita nemmeno una replica. Credo di aver detto una cosa saggia e veritiera. Se non si è professionisti ragazzi non vincerete niente. Un saluto a tutti e iscrivetevi al canale. Ciao.